Allora, adesso iniziamo a guardare le liste. Dopo 45 minuti iniziamo a guardare le liste ed è la vostra prima esercitazione. Quindi inizieremo subito a buttarci a fare qualcosa di un po' più pratico di quello che abbiamo visto in questa prima mezz'ora ed è iniziamo a usare le liste. Le liste sono probabilmente il più utilizzato in assoluto la cosa più utilizzata nella Java Collection Framework. Allora, e partiamo da praticoni. Quindi immaginiamo di avere il problema. Il nostro problema è di memorizzare un insieme di parole univoche. Quindi io voglio memorizzare una serie di parole ignorando i duplicati. Voglio che in qualche modo il mio oggetto, quando gli do due volte la stessa parola, non memorizzi la parola la seconda volta, ma la memorizzi solo la prima volta. Quindi possiamo chiamarlo word set. Allora, qual è l'interfaccia del mio oggetto? L'interfaccia del mio oggetto è estremamente semplice. Aggiungi, cancella, aggiungi una parola, cancella una parola e dump. Perché, siccome gran parte degli studenti non mi piace fare debug, e quindi preferisco fare delle printf e vedere gli elementi delle mie strutture direttamente sul video. Quindi dump tira fuori tutto l'elenco delle parole e sullo standard output e mi permette di visualizzare. Tutto qui. La mia interfaccia è inserisci una parola, togli una parola, fammi vedere che parole ci sono. Quando devo lavorare a un oggetto, quello che mi conviene fare è quello che viene chiamato un driver. L'ingegneria del software può entrare, chi ha fatto farà ingegneria del software o ha intenzione di leggersi qualcosa di ingegneria del software. Può approfondire queste metodologie, ma l'idea di base è scriverci una funzione che mi permette di controllare, testare le funzionalità di un'altra parte del mio programma. Quindi io costruisco un main che non fa nient'altro se non chiamare le funzioni della mia classe. Una volta che ho finito di scrivere la mia classe e questa funzione, la prendo e la metterò all'interno del mio progetto vero e proprio, ma intanto tengo un main che semplicemente mi permette di testare quello che sto facendo. E questo viene solitamente chiamato driver. Allora, driver è estremamente semplice, legge da tastiera una parola e definisce un oggetto word set, legge da tastiera una parola e la mette dentro il mio word set. Questo dovrebbe essere tutte cose che avete ampiamente e abbondantemente visto nel corso precedente di Java. Quindi ho uno scanner che mi permette di leggere la tastiera, vado avanti a leggere finché l'utente non scrive meno, perché no, quando inserisco le cose che ho messo all'interno del mio word set e quando arrivo alla fine provo a togliere l'oggetto foo e lo stampo di nuovo. Perché foo? Perché è una parola che piace tanto agli informatici e prima l'utente metterà dentro anche foo a un certo punto, quindi tolgo sempre la stessa parola. Ripeto, lo scopo di questo main è controllare che funzioni il mio oggetto word set, non è certo fare qualcosa di utile. Allora, a questo punto, come posso implementare il mio word set? Beh, l'idea di base che può venire in mente è quella di dire mi faccio un array di stringhe. Idea da Fondamenti 1, che adesso si chiama Computer Science, o in italiano come si chiama? Il corso di informatica. Informatica. Il corso di informatica che si chiama giustamente informatica, e
E quindi io ho un array di stringhe, le vado a mettere dentro, se c'è, quando vado a mettere dentro una nuova vado a controllare se è già presente non faccio nulla, se non è presente la metto dentro. Quando la devo cancellare, quello che avete fatto al corso di informatica, cancellare un elemento da un array, mantenendo l'ordine, se voglio mantenere l'ordine, tolgo l'elemento e ricopio di una posizione su tutti gli altri elementi. Quindi in qualche modo faccio uno shift, traslo di una posizione tutti gli elementi dell'array. Allora, tiro fuori il costruttore, mi serve una dimensione del mio array, quindi faccio quello che in C era una define con final static int, un qualche numero grande, 9999 o quello che voglio, e nel mio costruttore dico che ho 0 parole e alloco il mio array grande 9999, quanto è la dimensione del mio oggetto. Per stampare le parole semplicemente scorro semplicemente il mio array e stampo tutte le parole che contiene. Per aggiungere una parola avevamo detto che bisogna controllare se questa parola esiste già nell'array oppure no. Allora, per controllare se una parola esiste nell'array, cosa faccio? Beh, vado, scorro il mio array, se è arrivato in fondo usando un flag, i grandi e tremendi flag di informatica su cui si scontrano generazioni di studenti, se il mio flag alla fine è ancora vero, quindi la parola non era presente, la aggiungo, altrimenti non faccio. E quando devo cancellare una parola, come vi avevo detto, scorro il mio array fino ad aver trovato la mia parola e poi, una volta che l'ho trovata, tutti gli elementi successivi li tiro su di una posizione. Qual è il problema? Che questo fa sì che togliere, cancellare un elemento comunque abbia un tempo che dipende sempre dal numero di elementi che io devo, che io ho nel mio insieme. Quindi se io ho 1 milione di elementi ci metterò 1 milione di passi. Se ho 10 milioni di elementi metterò 10 milioni di passi. Quindi aggiungere, cancellare, ricercare sono tutte operazioni che in qualche modo dipendono dal numero di elementi che io ho all'interno del mio insieme. Questo in alcuni casi è accettabile, in altri casi no, soprattutto se questo fa parte di un altro ciclo. Voi immaginate, se io devo fare un'operazione una volta sola, va bene, pazienza, la faccio. Ma immaginate che io devo avere la rimozione o l'inserimento all'interno di un altro ciclo, all'interno di un altro ciclo. Allora, tutte le volte avere un tempo che mi dipende dal numero di elementi presenti nel mio insieme può diventare inaccettabile. Quindi questo è il mio problema. Rimuovere un elemento da qui ha un tempo inaccettabile. Allora, io ho fatto tutto questo qui, ve lo... Non appena riesco a usare GitHub, metto, per domani mattina lo troverete su GitHub, semplicemente quello che abbiamo visto qui. C'è un modo per
metto lo schermo pieno. Fondamentalmente quello questo è né più né meno che il codice che vi ho fatto vedere. Quindi io inizio mettendo che ci sono zero parole, alloco il mio vettore di dimensione un grande numero, poi quando devo aggiungere, prima scorro il vettore vedendo se c'è la parola che volevo aggiungere, se non c'è la aggiungo, e quando devo rimuovere ho questi due cicli for, uno in cui scorro per vedere se trovare l'elemento che volevo trovare e l'altro in cui tolgo, copio di una posizione indietro tutti gli elementi successivi. E poi il dump, molto semplicemente stampo tutte le parole. Il main, in realtà sono ancora più pigro, non l'ho fatto con uno scanner da tastiera, ma l'ho fatto in modo che generasse automaticamente una serie di parole. Quindi io genero automaticamente, inserisco nel mio insieme la parola fu, poi inserisco tutta una serie di parole che hanno tutte quante lo stesso formato tag numero, quindi tag 0, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, eccetera, eccetera, e alla fine inserisco bar. Poi provo a togliere fu e provo a togliere bar. Questo è quello che faccio, per controllare che il mio sistema più o meno funzioni. Allora, qual è il problema di questo codice? Ma fondamentalmente che è proprio brutto, nel senso un vettore allocato staticamente di una dimensione massima, questi cicli for, diciamo che a guardarlo è proprio brutto, ecco, diciamo non è Java questo è, o meglio, è Java che potrei fare io quando sono arrivato dal C e non ho ancora studiato Java, però devo scrivere qualcosa che funzioni in qualche modo, e alla fine uno scrive cose del genere. Ma quello che voglio farvi vedere è come, utilizzando la Java Collection Framework, questo diventa bello, pulito, elegante, persino un po' più efficiente, ma non troppo, e il tutto si ripulisce. Allora, Java Collection Framework, i primi oggetti e quelli che voi userete domani sono le liste. Diciamo, le liste bisogna padroneggiarle, perché sono degli oggetti incredibilmente usati all'interno della Collection Framework. Come vedete, le liste possono essere implementate, realizzate in vari modi. Esistono, io definisco l'interfaccia lista e poi queste liste sono implementate in diversi modi. Di nuovo, non è necessario che voi sappiate scrivere il codice che implementa in vari modi le liste, ma vedremo come è fondamentale capire qualcosa di come sono implementate per riuscire poi a decidere se è il caso di usare un array list, una vector, una linked list o cos'altro. Quindi non occorre essere in grado di riscrivere, ma bisogna aver capito qualcosa, perché cambia il modo in cui cambia i tempi che io mi posso aspettare, e quindi cambia come li uso fondamentalmente. Allora, liste uguale array più più. Gli array sono brutti, ma le liste ci danno un'interfaccia pulita, carina e funzionante agli array. Quindi, come gli array, abbiamo un controllo completo sull'ordine degli elementi, possono contenere duplicati, ma a differenza degli array
possono crescere dolcemente. Non ho bisogno di define max len all'inizio come facevo in C o come sto cercando di fare qui in Java. Quindi le liste crescono, possono crescere in modo gentile, diciamo. L'interfaccia delle liste. Allora, nell'interfaccia delle liste io ho add, che mi permette di aggiungere un elemento in fondo, remove, che mi permette di togliere un elemento, get set fanno quello che facevano le parentesi quadre. Io posso andare a prendere un elemento in una certa posizione o andare a scrivere un elemento in una certa posizione. Posso anche aggiungere un elemento in una certa posizione e posso rimuovere un elemento in una certa posizione. Quindi ho un accesso posizionale. Le liste hanno la caratteristica di avere gli oggetti con un'etichettina che mi dice che numero è, a che numero sono. Posso cercare un elemento e quindi sapere se c'è o non c'è, o posso chiedere qual è l'indice della, credo, prima occorrenza di un certo elemento. Quindi questo è quello che io posso fare con le liste. Fantastico, questo mi permette aver bloccato tutto. Smettere di avere quel metodo bruttissimo della remove che scorreva un pezzo e poi iniziava a tirare su tutti gli altri elementi, e la mia remove diventa molto semplicemente, molto elegante. Prendo la mia lista e faccio remove dell'oggetto. Fine. Quindi tutto quel pezzo di codice che soltanto a guardarlo toglieva punti a un esame di Java diventa una sola riga, probabilmente scritto da un professionista, probabilmente più efficiente. Dump, di nuovo, invece di farmi C-like il ciclo for sugli elementi, posso ricordarmi che questo è un iteratore. E quindi, ad esempio, posso fare in questo modo. Finché c'è un successivo, stampo l'elemento e mi sposto sull'elemento dopo. Uso l'iteratore, ad esempio. Anche qui non è che sia cambiato la sostanza, però la forma è più bella. L'add, di nuovo, la forma è decisamente migliorata, è molto più leggibile, molto più comprensibile quello che io sto facendo. Mi chiedo se la mia stringa è contenuta, se non è contenuta la aggiungo, altrimenti non faccio nulla. Posso anche restituire all'utente true o false, a differenza che la mia lista, il mio elemento fosse contenuto oppure no nella lista. Adesso, la mia interfaccia lista è, diciamo, in una prima approssimazione, io la posso implementare con due diverse classi. Una è l'ArrayList e l'altra è la LinkedList. Quale scelgo e perché? Noi dobbiamo finire alle 2:30. Bene. Allora, iniziamo con l'ArrayList. Com'è l'ArrayList? Di fatto l'ArrayList implementa la lista con un array. Quindi qualcosa di molto simile rispetto a quello che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo la nostra lista concettuale rappresentata con degli array. Quello che abbiamo fatto noi a mano è scrivere un array. Brutto, sporco, funzionava. Adesso abbiamo la lista bella, pulita, scritta da un professionista, ma sotto c'è sempre un array. Allora, innanzitutto io scrivo il mio codice dicendo che il mio insieme di parole Word è una lista di stringhe, quindi list string. E non ho bisogno, quando io dichiaro in questo modo, non ho bisogno di dire che tipo di
lista è, perché quando io scrivo la prima riga su questa lavagna, io sto semplicemente dichiarando che c'è un oggetto che ha una certa interfaccia. Non ho bisogno di dire se poi questa interfaccia è implementata in un modo piuttosto che in un altro. Quindi il mio oggetto Word ha alcune caratteristiche, quelle caratteristiche, quei metodi, quelle sono definiti dalla sua interfaccia. Quando poi vado a creare effettivamente, allocarmi lo spazio, crearla fisicamente, se fisicamente ha senso in informatica, la mia lista, a quel punto devo specificare che tipo di lista è. Quindi a quel punto dirò che è una array list piuttosto che una linked list. Stiamo usando l'array list, quindi dirò che la mia, quando uso new, devo dire una classe, una possibile, devo specificare un'implementazione. Parentesi, come faccio ad avere una qualche idea delle performance del mio codice? Allora, o faccio degli esperimenti veramente molto 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 lunghi e uso il mio orologio per tenere i tempi, oppure prendo i tempi direttamente da programma. Allora, Java ci mette a disposizione due funzioni per prendere il tempo. Ricordate che io non sono interessato al tempo del tipo sono le 2:05, io sono interessato al tempo di esecuzione, quindi in qualche modo quanto a un clock molto molto più preciso che mi dice quanto tempo passa fra un'operazione e un'altra. Allora, noi abbiamo due funzioni fondamentalmente. Una è current time in millis, che mi dice l'istante attuale in millisecondi, e il secondo è nanotime. Allora, nanotime è in nanosecondi, ma a volte anche no, nel senso che è in nanosecondi ma finisce sempre con 000. Però quello che io so è che nanotime è garantito da quelli che hanno fatto Java per essere il contatore più preciso disponibile sul sistema. Quindi se io devo prendere dei tempi, quello che devo fare è usare nanotime. Cosa vuol dire prendere dei tempi? Torniamo al mio main. Vuol dire fare operazioni di questo tipo. Mi prendo il nanotime in un certo istante, faccio un'operazione e dopo averla fatta vado a prendere di nuovo il nanotime e vado a vedere quanto è passato. Quindi prendo il nanotime attuale, gli tolgo il nanotime dell'istante in cui ho iniziato l'operazione e quello che ottengo è il tempo passato per fare questa operazione. Quello che sto contando con questo main è fondamentalmente il tempo che ci metto a rimuovere il primo elemento e il tempo che ci metto a rimuovere l'ultimo elemento. Potrei anche fare il tempo che ci metto a rimuovere un elemento in mezzo, così, per averli tutti e tre, anzi, facciamolo. Adesso io nel mio main inserisco full, poi inserisco non words elementi, inserisco bar, inserisco non words elementi e inserisco buzz. Quindi ho full, bar, buzz che sono all'inizio, a metà e alla fine del mio array. E posso andare a prendere i tempi che impiego e posso andare a prendere i tempi che impiego per rimuovere l'elemento in testa, l'elemento in mezzo, l'elemento in fondo. È chiaro quello che sto facendo. Scrivo un elemento che conosco, riempio con num words diverse, che sono tag 1, tag 2, tag 3. C'è una domanda?
Allora, nano time. Ok. D'accordo. Allora, nano time. Rispondo alla domanda anche se chi ci sente non l'ha sentita. Allora, nano time mi dice qual è il tempo con la massima precisione disponibile sul sistema. Qual è il tempo nel momento in cui io chiamo nanotime? Quindi quello che io devo fare per sapere quanto tempo impiega un'operazione è chiamare il nanotime, fare l'operazione, richiamare il nanotime e vedere la differenza. Ed è quello che faccio qui. T0 è il momento in cui l'operazione inizia, quindi fotografo nanotime quanto vale in quel momento, faccio una qualche operazione, che in questo caso è remove foo, e poi vado a stampare la differenza fra nanotime e T0. Quindi prendo il tempo, faccio un'operazione, prendo il tempo, tolgo il tempo iniziale e quello che rimane è il tempo dell'operazione, con il timer più preciso che il mio sistema mi dà a disposizione. Ok? Allora, in questo caso ho... Cosa succede a rimuovere un elemento in testa, in mezzo e in fondo con 100 elementi fra l'uno e l'altro? E vi ricordo che questa è l'implementazione che io ho fatto. Sì. Per 100 F è un numero in floating point e la S sta per secondi, per cui mi compare 0.14 S, che sta per secondi, mi sembrava carino. Perché questo è un tempo in nanotime, quindi è secondi per 10 alla meno 9, quindi io lo devo dividerlo per un miliardo per avere i secondi. Nano è milli, micro... No. 369. Quindi grazie per la domanda, scusate se non l'avevo detto io, è bellissimo quando uno riceve domande, quindi devono passare anni perché uno capisca questa bellezza, ma vi assicuro che non fa più piacere, quindi grazie per la domanda, anche grazie anche a te per la quindi nanotime mi dà il tempo in nanosecondi, per avere il tempo in secondi devo dividerlo per un miliardo. Un miliardo è 1 per 10 alla 9. Quindi quello che io faccio qui è dividere per 1 per 10 alla 9. Allora, in questo momento l'implementazione che io ho è la mia implementazione bruttissima e possiamo vedere i tempi. Per rimuovere il primo elemento impiego 0,27 secondi, la S di FS perché volevo una S di secondi in fondo. Per rimuovere l'elemento in mezzo impiego 0,29, l'ultimo lo da 20. Allora, fondamentalmente sono analoghi, diciamoci. Quando ho dei numeri così piccoli, solitamente non riesco a dire niente di sensato. Proviamo a metterne 10.000 invece di 1.000, invece di 100. Proviamo a metterne... Ah, certo, perché c'era il mio grande numero che era 999, quindi non c'entrava. Questo è un problema di questa implementazione. Io ho una dimensione massima dell'array bruttissima che ho inserito. Se metto più elementi, 1.000, vedete che i tempi più o meno crescono. Qual è il vantaggio dell'aver usato un array list? Beh, il vantaggio dell'aver usato l'array list è che tutto il codice è più pulito.
possiamo fare noi la trasformazione qui dall'uno all'altro. Allora in questo momento qui mi servirà importa lista dal Java util, se me la mette sempre nel posto sbagliato, ma già è simpatico che me la importa da sola. Quindi metto, e qui metto la mia array list di stringhe e devo importare anche array list. Beh, gli altri cambiamenti sono, abbiamo visto, estremamente semplici. Ad esempio add, però visto il tempo facciamo che prendercelo già fatto. Questi tempi, scusate, però vado avanti. Allora, stringhe random, come avevo detto, parentesi sulle seconda parentesi sulle stringhe random. Quelle che vi ho fatto vedere non sono poi così random. Esistono dei sistemi per generare delle stringhe random. Uno di questi è usare una funzione apposita che tira fuori degli identificatori univoci che hanno più o meno quell'aspetto lì. Se vi servono stringhe random potreste usare questo, ha lo svantaggio di essere piuttosto lento, per cui alla fine aspetteremmo a fare prove più tempo generando stringhe random che non inserendo e togliendo oggetti dalle cose. Però se volete una stringa random in questo modo, questo è il modo per generarla. Allora, vediamo come, che cosa ci serve sapere dell'array list. Allora, quello che ci serve sapere è fondamentalmente che internamente usa un array. Poi usa un po' di magia perché non ci obbliga a definire la dimensione all'inizio, quindi cresce e si rimpicciolisce in modo trasparente, però fondamentalmente usa un array. Allora, se internamente usa un array, cancellare un elemento è sempre la stessa cosa. È vero che è più elegante, più pulito, più carino il codice, però io ho sempre un array, e un array, quando togliere un elemento da un array, non, comunque io lo implementi, per quanto geniale possa essere a scrivere il codice, devo prendere tutti gli elementi che sono venuti, che sono dopo, e tirarli su, se li voglio tenere nello stesso ordine. Non è possibile fare diversamente. Questo è il livello a cui voi dovete conoscere le strutture dati. Voi dovete sapere che se io ho un array, questo devo fare. Ci sono alternative? Sì, c'è un'alternativa, ed è rappresentare. Io ho due implementazioni della mia lista, una è l'array list e l'altra è la lista linkata. Che cos'è una lista linkata? Beh, innanzitutto, per usarne una piuttosto che l'altra basta semplicemente cambiare lì, quando vado a creare l'elemento, invece di avere array list, mettere linked list. E tutto il resto del codice funziona, perché tutto il resto del codice funziona con un oggetto di tipo lista, la sua interfaccia. Quindi io passo da un'implementazione all'altra
semplicemente cambiando qualche lettera lì. Aus con il termometro. Comunque, questa è una lista linkata. Una lista linkata è una serie di elementi che sono sparpagliati all'interno della memoria del mio calcolatore in tante cellette diverse, e queste cellette sono una collegata all'altra con quelli che sono chiamati dei collegamenti link, appunto. Lista linkata perché io ho un link in una direzione e un link nell'altra. È come avere tante maglie di una catena, o se preferite tanti oggetti uniti da catenelle. Io non devo averli uno di seguito all'altro, come in un array. Sono sparsi nella mia memoria. Qual è il vantaggio di avere questi oggetti sparsi? Beh, il vantaggio è che se io tolgo un oggetto, non devo ricopiare tutti gli oggetti che erano sotto, tirandoli su di una posizione, come facevo con l'array. Ma quello che posso fare semplicemente è giocare con le catenelle che uniscono gli oggetti. Per cui se io voglio rimuovere l'elemento al centro, basta che cambio la catenella dell'oggetto prima e le catenelle dell'oggetto dopo per saltare, ma non devo ricopiare n.000 altri oggetti. Allora, questo è importante da sapere, vuol dire che io riesco a fare l'operazione in un tempo che non dipende dalla lunghezza della mia catena. Non dipende da quanti oggetti ho, perché io devo aggiornare l'oggetto prima, aggiornare l'oggetto dopo, sciogliere i nodi, rimettere i nodi, e questo che ci siano 5 milioni, 5 miliardi o 5 oggetti non mi cambia nulla. Sempre 4 corde devo sciogliere e riallacciare, 2 davanti e 2 dietro. Fine. Allora, cerchiamo di guardare un minimo, in modo molto molto intuitivo, quelle che sono le performance della mia lista come array list o come linked list. Allora, se io aggiungo un elemento, è un'operazione lenta o veloce per l'array list, lenta o veloce per la linked list? Allora, array list, lenta o veloce? Aggiungere un elemento. Non tutti assieme? Linked list, lenta o veloce? Allora, è un'operazione istantanea. Aggiungere un elemento alla mia lista è un'operazione che non dipende da quanto è lunga la lista. Se io ho una serie di oggetti e ne metto uno in fondo, sempre questo gesto devo fare, che di averne, se io ne ho 10.000 o uno, non mi cambia nulla. Inserire un oggetto in fondo è un'operazione istantanea, che io ne abbia tanti o che io ne abbia pochi. Rimuovere un oggetto? Rimuovere un oggetto? Allora, nel caso dell'array list, lento. Nel caso della linked list, veloce. Vabbè. Allora, se io voglio sapere l'oggetto numero 500, quindi a un certo indice, nell'array list è lento o veloce? Istantaneo, perché è lì, è fatto apposta, vado nella riga 500. E nella linked list? È lento, perché l'unico modo per trovare l'oggetto numero 500 è prendere e iniziare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scorrere la lista modello rosario, e arrivato in fondo ho quello, è l'oggetto 500. Credo, non ho una grande esperienza con i rosari, però mi dà l'idea che uno deve scorrere andando avanti. E la stessa cosa per fare un accesso posizionale. Quando io ho un array, l'accesso posizionale è istantaneo. Quando io ho una linked list, l'accesso posizionale è lento. Aggiungere a un dato elemento, a un dato indice, nel caso dell'array list, se io aggiungo in una data posizione, cosa devo fare? Spostare tutti gli altri, quindi sarà lento.
E nel caso della linked list, aggiungere a una certa posizione, devo spostare tutti gli altri elementi? No, e quindi è veloce? No, è lento, perché devo prima arrivare a quell'elemento. È vero che una volta che ci sono arrivato mi basta cambiare quattro cordine e il tutto funziona, ma io devo arrivarci a quell'elemento, e arrivare a quell'elemento è lento. Quindi anche rimuovere un elemento in una certa posizione, a rimuoverlo ci metto poco, ma prima devo arrivarci. Arrivarci è lento. Quindi queste operazioni sono lente in entrambe le liste. Chiedersi se una lista contiene un certo oggetto, oppure qual è l'indice di un certo oggetto, come sono come operazioni? Lente o veloce? Lente, sia in un caso sia nell'altro. Perché devo scorrere tutti gli elementi, e che siano in un array o che siano in una catenella non mi cambia nulla, finché non trovo quello che voglio. Quindi, questa è la situazione. Allora, quello che voi dovete fare domani è, partendo dal codice che in qualche modo riuscirò o io a mettere su GitHub, oppure lo do a Marcelli e lui con GitHub ha un rapporto molto migliore, riuscirà a metterlo lui su GitHub, effettivamente dirmi se questa tabella è vera. Perché per continuare a citare il caro dottor House, tutti mentono, e quindi questa tabella non è vera. E quindi voi domani dovete dirmi dove e perché questa tabella non è vera. Spero di avervi convinto che è vera, perché è falso, non è vera. Quindi dovreste dirmi perché non è vera questa tabella, e soprattutto quale di queste celle non è vera. Ci vediamo domani al laboratorio.